si era appropriato indebitamente di una bicicletta elettrica del valore di 3.000 euro e stava tentando la fuga in sella. Il 58enne è fermato sabato dai carabinieri di Schio in una concitata fase di cattura dell'uomo, che ha visto un militare riportare ferite lievi, vista l'aggressività dimostrata dall'arrestato. Scenario del fatto, almeno inizialmente, il piazzale parcheggio del punto vendita Conad di Schio in via Vicenza, dove un cliente del supermercato si era recato per fare la spesa. Aveva lasciato la costosa bici, un modello di mountain bike a trazione elettrica, come d'abitudine all'esterno. Accorgendosi però che uno sconosciuto se ne stava appropriando, chiamando subito il 112. Tempestivo l'arrivo di una pattuglia della radiomobile che in pochi minuti ha individuato e raggiunto il soggetto descritto, ancora in possesso del mezzo. Di fronte ai militari, l'uomo, un 58enne residente a Schio di origini nordafricane, ha dato in escandescenza dimostrandosi tutto fuorché collaborativo. Il ladro, in una breve fuga, si è in pochi attimi dimostrato soggetto pericoloso, riportato alla calma dai militari con le adeguate misure previste in questi casi e in seguito trovato in possesso di un coltello con lama di 5 cm. Terminata la perquisizione, lo stesso malvivente è stato accompagnato nella caserma di Schio per la notifica dell'arresto in flagranza di reato, unitamente alle denunce per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale.